Buongiorno, buonasera da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre. Puntata 2, realizzazione del disegno per il contenitore del Balloon 9.1 ad uso long wire and feed barato B. Scusate il rumore di fondo, ma in sottofondo, ma è il rumore della stampante 3D che sta lavorando a questo progetto. Perfetto, allora qui ho già il disegno finito. Ero dell'idea di realizzare un video passo passo, mi veniva lunghissimo. Io sono convinto che i radiamatori, i colleghi radiamatori, in buona parte, come diceva il carissimo COE Charlie Oscar Eco, i radiamatori hanno del cervello, non tutti, ma insomma percentualmente la cosa è rilevante. Quindi secondo me, se vi illustro i passaggi fondamentali dell'uso di questo software online per la realizzazione di un disegno in 3D, ci saltate fuori senza problemi. Allora, abbiamo una base di disegno tridimensionale su cui noi possiamo impostare uno step, ovvero uno spostamento degli oggetti, e in basso a destra per default è impostato a un millimetro. Possiamo impostare anche 0,5, 0,25 mm, un centimetro. Lasciamo un millimetro che è la misura più comoda da utilizzare. Sulla destra dello schermo, una volta che abbiamo avuto l'accesso al sito, abbiamo varie figure tridimensionali geometriche di base, infatti le chiama forme di base, oppure anche elementi meccanici, hardware, elettronici o anche altre cose per i ragazzini, perché questo è un software, un sito rivolto principalmente a funzione educativa per i bambini, quindi è molto molto semplice. Vediamo che ho realizzato un elemento di contenimento del balloon a sviluppo prevalentemente verticale e i due tappi. Cancelliamo tutto e ripartiamo dall'inizio. In alto a sinistra, se penso che si veda, ok, qui abbiamo il nome del file che andiamo a creare. In questo caso lo chiamiamo test balloon. Perfetto, ok. Fatto questo, dobbiamo considerare di realizzare l'elemento principale della struttura. Io ho realizzato una forma ottagonale, un parallelepipedo a base ottagonale. Nessuno mi vieta di realizzare qualcosa di cilindrico, sostanzialmente con un poligono ho una superficie piatta su cui collegare dei connettori, mentre su una superficie cilindrica mi verrebbe decisamente peggio. Allora, l'elemento principale del mio contenitore per il balloon è questo poligono. Io mi sposto sulla destra, raccolgo l'elemento poligono e mi si apre un menu su cui io posso impostare il numero dei lati, ad esempio, allora, 8 lati. Benissimo, l'ho fatto ottagonale. Ingrandisco con la rotellina del mouse e posso cambiare le misure della mia struttura. Clicco su questo punto e vado a operare sul dimensionamento. 56 mm e 56 mm. Perfetto. L'altezza del mio poligono ottagonale, cliccando su questo punto, ho l'indicazione dell'altezza del mio poligono. Di default parte da 20 mm.
Allora, imposto 140 mm, 14 cm, tasto destro sul mouse, tenendo premuto e muovendo il mouse posso modificare il punto di vista del mio oggetto. Benissimo. Io ho realizzato un poligono a base ottagonale, mi sembra di essere tornato a fare il professore a scuola, un poligono a base ottagonale è ovviamente una struttura piena. Nel momento in cui io ho selezionato il poligono, il software online mi presenta due opzioni, solido o vuoto. Io ora l'ho disegnato come solido, cioè pieno. Ora disegno un poligono ottagonale, però vuoto. Quindi seleziono poligono, posiziono, sempre la stessa cosa del dimensionamento e del numero dei lati, 8 lati, molto bene. Clicco su questo punto così ho accesso immediato alle due dimensioni, 48 mm e 48 mm. E in questo caso sempre 140 mm. Perfetto. Quindi ho due poligoni a base ottagonale, entrambi pieni. Questo però lo faccio vuoto, una struttura vuota. Ok. Ora, se io faccio compenetrare un poligono pieno con un poligono vuoto, e facendone la differenza, creo una scatola. Diciamo così. Il software mi viene in aiuto perché io selezionando tasto sinistro apro una finestra, seleziono tutti e due gli oggetti. Esiste poi il comando qui in alto sulla destra che si chiama allinea. Clicco su questo punto e me li allinea sull'asse X. Clicco su questo punto e me li allinea sull'asse Y. Ora i due oggetti sono compenetrati, non sono ancora uniti, quindi li seleziono, tasto sinistro, apro una finestra col mouse, ok, vado in alto a destra, esiste il comando raggruppa, paf, fatto. Ho creato una scatola ottagonale che è l'elemento principale del contenitore del mio balon. Molto bene. Ora alla base e alla sommità servirà un tappo, sia per contenere il PL sia per il connettore da cui partirà il filo d'antenna. Cancello questo per fare un po' di spazio e realizziamo i tappi. Allora, sempre poligono, visto che la struttura principale è un poligono, clicco su questo punto, 56 mm e 56 mm. Scusate, mi è scappato il mouse. 56 mm. Ottagonale, mi sono dimenticato. Ok, vediamo se è cambiato le misure. Sì, 56. Perfetto. È un po' esagerato, alto 20 mm questo tappo, quindi lo facciamo alto 3 mm. Benissimo. Ora, io pensavo per semplicità di fissare i tappi al contenitore principale con colla bicomponente o adesivo rapido. Facciamo un elemento di riscontro, di contrasto nel momento in cui vado a fissare il tappo. Quindi creo un altro elemento ottagonale, 8 lati, ok, di sviluppo 48, così come è l'interno del mio contenitore per il balo.
lo faccio di spessore decisamente modesto, facciamo 1 mm. Bene. Ora, ovviamente, la parte di dimensioni maggiori, cioè quella che resta all'esterno del mio balun, è spessa a un'altezza di 3 mm. Questo lo elevo di 3 mm. Benissimo. Quindi ho elevato sul piano XY questo elemento di 3 mm. Perfetto. Li seleziono e con questo potentissimo comando che è allinea, paf, li metto uno sopra l'altro. Ok. Ricordarsi di raggruppare gli elementi, comando in alto a destra, e questi elementi diventano corpo unico. Molto bene. Da un lato del mio contenitore del balun farò uscire quello che è il filo d'antenna. Quindi mi servirà un foro. Io non voglio mettere un connettore rapido, voglio proprio un passacavo con un morsetto per impermeabilizzare il tutto. Meno roba c'è, meno roba si rompe. Viti, bulloni mi danno sempre molto fastidio. Quindi devo realizzare un foro e il mio passacavo ha diametro 12 mm. Benissimo. Prendo l'elemento cilindro e specifico la dimensione 12 mm e 12 mm. Molto bene. Ora penso che sappiate benissimo come andrò a procedere. Seleziono i due oggetti, allinea così e così. Perfetto. Quindi io ho allineato questo cilindro e il tappo che sono andato a creare in precedenza, concentrici praticamente, e adesso li vado ad unire. Boh, nel momento in cui io li unisco, col comando unisci, mi si crea immediatamente il buco. Benissimo. Se commetto un errore, mi raccomando, nel corso del disegno c'è la funzione annulla, che se fosse esistente anche nella vita reale non sarebbe per niente male. Ok, ora andiamo a fare un passaggio un pelino più complicato, non di tanto. Dunque, all'interno il tappo superiore ho il passacavo per il filo d'antenna, nel tappo inferiore avrò il passacavo, non il passacavo, il connettore PL. E quindi devo predisporre il foro e i buchi per le viti del connettore PL. Allora, i connettori PL solitamente hanno dimensioni standard. Disegnato uno, disegnati tutti. Io utilizzo questo sistema. Cubo di lato 22x22. E poi vi spiegherò il motivo di questa misura 22 per 22. Benissimo. Ok. Il PL ha diametro 16 mm, il punto in cui viene fissato il connettore d'antenna. Quindi prendo un cilindro e gli do dimensioni 16 e 16. Ok, le altezze non mi interessano in questo momento. Dovrò fissare il PL al mio tappo con delle viti. Il PL di solito ha 4 fori per le viti, diciamo che 2 basta, ne avanzano, non cambia niente. Le viti sono un M3, io prevedo un foro M3.5, mi tengo un po' sul largo. Quindi prendo un altro cilindro e gli do dimensioni 3.5 e 3.5. Ok, perfetto. Scusate. Ora,
due fori, posso utilizzare la funzione duplica. Qui in alto a sinistra c'è la funzione duplica, ripeti, prendo e metto qui, senza farmi troppi problemi. Benissimo. Ora, questo elemento e questo elemento andranno posizionati grosso modo in questi punti. Perché ho fatto il dimensionamento del mio cubo 22x22? Perché i fori del PL, di fissaggio del PL, sono tangenti a un cubo di lato 22 sugli spigoli. Benissimo. Allora, prendo questo e questo e faccio la funzione allinea. Allinea in questo senso e allinea in questo senso. Molto bene. Una volta che li ho allineati, raggruppa. Perfetto. E io ho il cubo con questo buco. Ripeto la stessa cosa con questo elemento. Lo prendo, me lo metto più vicino, che mi viene più comodo. Seleziono entrambi, allinea, allinea qui e allinea qui. Ok, perfetto. Seleziono tutto e raggruppa e il cubo mi viene col secondo buco. Ora devo mettere il foro del passaggio del PL, proprio del connettore. Seleziono entrambi come prima, allinea, allinea al centro e allinea al centro. Ok, e nuovamente raggruppa. Molto bene. Ora ho questo cubo forato e il mio tappo. Cosa faccio? Niente di più facile. Seleziono entrambi e allinea. Allinea al centro, allinea al centro. E vedete che è perfettamente allineato. Ora però questo cubo non mi serve. Seleziono quello che è un corpo unico e separa, uso il comando separa. Ovviamente il comando separa lo dovrò ripetere parecchie volte finché non mi si disattiva la finestrella separa, avendo fatto unisci 3-4 volte in precedenza. Perfetto. Seleziono solo il cubo e cancella. Mi è sparito il cubo, mi sono restati vuoti. Ora, molto semplicemente, seleziono il tutto e faccio raggruppa. Oh, perfetto. E qui ho il mio tappo con già i fori tutto a posto. L'ultima cosa da spiegare rispetto al disegno precedente, vabbè, la scritta col nominativo. Molto semplice, prendi il testo e la posizioni e poi scrivi la ruoti con questi comandi. Questo è veramente semplice. Nel tappo, nel lato in cui ho l'uscita del filo d'antenna, ho anche il fissaggio del tirante per sostenere l'antenna. I carichi non devono gravare sul balun, sul contenitore del balun, è meglio che gravino sul filo d'antenna, visto che ho intenzione di utilizzare un filo d'antenna di sezione generosa. Quindi possiamo selezionare toroide e qui vado a disegnare una figura geometrica toroide. Diametro facciamo 15, no, troppo grosso, facciamo 10, ok, perfetto. Scusate ancora, la corda del toroide 3 mm, bene, quindi ho il mio toroide qui e possiamo guardarlo anche in 3D, però io lo devo tagliare, niente di più facile. Cubo, ok, gli diamo una dimensione 40, e 40, ma potrei mettere anche quello che voglio.
Benissimo. Ora, la precisione in questo caso non è vincolante. Sposto il mio elemento, lo faccio compenetrare nel mio parallelepipedo e faccio unisci, raggruppa. Boh, e ho tagliato il mio toroide a mezzo anello. Ora lo ruoto, scusate ancora, meno 90 gradi, meno 90 gradi, ok, ce l'ho in verticale. Questo lo devo fissare al mio tappo, però dall'altra parte. Ah, non c'è problema. Seleziono il mio elemento, ruota 180 gradi. Ok, l'ho ribaltato. Prendo il mio mezzo toroide, lo elevo dal piano XY, visto che il mio tappo è alto 4 mm, io lo elevo 3,5. Potrei elevarlo anche 4. Il problema è che voglio essere sicuro che ci sia compenetrazione tra gli elementi in fase di stampa. E lo posiziono grosso modo qui. Ruoto appena il mio, facciamo 30 gradi, ecco, perfetto. E lo posiziono qui. Prendo e lo metto grosso modo sulla superficie del tappo. Ovviamente, avendo l'elevato di 3,5 mm rispetto al 4 dell'altezza totale del tappo, sono in compenetrazione. Seleziono il tutto, raggruppa, boh, corpo unico. Allora, in meno di 20 minuti abbiamo disegnato il tappo. Il problema è che poi in fase di stampa ci vogliono quasi 14 ore, zio Mucca. Ci vediamo dopo per l'assemblaggio di tutto sto bordello di roba. 73. Bene, allora antenna assemblata, finita. Il contrappeso è decisamente lungo, ma come dico sempre, si fa prima tagliare che aggiuntare, così come l'elemento radiante andrà provata sul campo e verificata, e al momento questo è tutto. 73.